Siamo gli ultimi dei Moicani, perché i pochi che sono rimasti sono veramente quelli che hanno una gran passione di questo mestiere. Il pescatore decide, a secondo delle zone, a secondo dei periodi, a secondo del tempo, perché nella pesca ci incide tutto. Io perché, molto probabilmente perché ci sono nato, in questo ambiente. Io me la sono vissuta in pieno questa cosa e quindi me la sento addosso. È una rivalità sana, cioè che ci vuole, perché c'è la gara a pescare di più, cioè, l'ha capito, è uno con l'altro, quindi ce lo sfottò. Un ecosistema molto ma molto delicato. Noi siamo sempre sul filo di rasoio. I pesci ce n'è sempre meno perché c'è troppi predatori lungo le sponde. Abbiamo fatto un investimento di non poco conto che ci dà non pochi pensieri. Se io ripenso e l'azienda com'era quando sono entrato io a fare questo lavoro, si campava solo di pesca. Oggi ce n'è tante di cose. La trasformazione del prodotto, c'è la bonifica, c'è la ristorazione. Forza David! Se no telefoniamo al lupo, Qui dentro era il perno principale della cucina. Ora è andato in pensione. Ma quella lì è la mia casa, era. È un anno che non ci sono più quasi, è ancora duro. E mi viene magone e poi sto male. Io gli dicevo sempre, quando vado in pensione ti vado in pensione anch'io, perché non ci sto, se te va via me ne vado via anch'io. Ma non è che questi giovani non sarebbero all'altezza di poter fare pescatori? Voglia sì, perché d'inverno quindi, l'acqua ghiaccia e quando metti le mani nell'acqua e poi quando fuori c'è la maglia freddo, allora i pescatori devono fare così. Bisognerebbe investire sui giovani, anche perché tra 10-15 anni, quando non ci saremo più noi, non c'è più una cosa tramandata. Non è che il futuro sembrerebbe di quello più roseo, ti dico la verità, però uno c'ha sempre la speranza.